È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Panattrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotech, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue By. Bevi responsabile. Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. Può rendere la pasta asciutta un piatto unico. Se a base di carne, pesce e verdure, le virtù degli abbinamenti tipici sono sinonimo di dieta mediterranea, che oggi rappresenta una valida guida all'insegna dell'alimentazione corretta. Di cucina, le preparazioni base delle salse dei sughi sono condite con consigli pratici per presentare piatti di assicurato successo, oltre che per star bene a tavola, uno dei piaceri della vita. Prontissimi per salse, per primi piatti, ma non solo. Questa sera vedremo le basi della cucina classica, dal brodo al fumetto, brodo di pesce, bisque, brodo di crostacei, fondo bruno, brodo scuro di vitello. Vedremo probabilmente anche la base bianca per eccellenza, che è la besciamella, e da lì partono tutte quante le ricette che poi si sono evolute nel corso del tempo, quindi dalla salsa al pomodoro, dalle varie vellutate, alle salse di pesce, alle passate di verdura e alle vellutate varie a base di verdure, a base di crema di latte. Abbiamo ragù classico, versione classica, cottura di 2 ore e mezza, 3 ore, ma faremo anche un ragù moderno. Molto spesso il ragù non si fa proprio per questione di tempo, quindi vediamo di abbreviare con delle cotture separate anche come si può fare il ragù nei tempi in cui viviamo noi. 2 salse distinte a base di pesce, ragù di crostacei e ragù di pesce bianco. Ci ha aiutato Ambra per ottenere la base di questa salsa, che è la spina del pesce, per ottenere il fumetto.
e per ottenere la salsa ai crostacei avremo i gusci dei crostacei che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Le salse e le verdure, che sono le passate, le vediamo questa sera in versione salsa, ma come mi ha chiesto anche qualcuno di voi la scorsa volta, sono salse che possono essere anche consumate come zuppa, quindi come base, come crema per cuocerci la pasta o per essere consumate tal quali. Vi ho scritto alcune ricette, alcuni modi diversi per fare la salsa di pomodoro, tre modi differenti e assaggerete tre sapori differenti. Una salsa veloce fatta con un pomodoro conservato, una salsa un po' meno veloce fatta sempre con un pomodoro conservato ma ricca di aromi, ricca di sapori, e una salsa invece freschissima, molto estiva, fatta col pomodoro fresco a cottura con 5-6 minuti si riesce ad utilizzare. Ottimi prodotti che rispondono alle esigenze di un attento cuoco e di un preparatissimo consumatore. La quotidiana ricerca della qualità degli ingredienti che compone il nostro menù è frutto della conoscenza e della fiducia nelle scelte. A Cook Academy tutti gli strumenti per fare la spesa giusta. Cook Academy è una manifestazione che sta avendo sempre di più un grande successo. Tutti ne parlano e quindi noi come azienda, che siamo ormai presenti sul territorio da 22 anni, volevamo essere partner in questo bellissimo evento. Perché? Perché innanzitutto speriamo che tutti i corsisti poi vengano a fare la spesa da noi, e soprattutto perché ci sembrava cosa bella fare la presentazione di quelli che sono tutti i nostri prodotti. Prodotti che noi abbiamo in assortimento, che sono tutti i nostri prodotti marchiati I per la grande I. Quest'anno ricorre il 40esimo dell'apertura del nostro primo punto vendita. La filosofia è sempre stata quella della qualità, per cui tutta la scelta dei nostri prodotti riconosciuti col nostro marchio dovevano obbligatoriamente per noi avere due aspetti fondamentali: uno, la qualità, e secondo, quello che è la convenienza. Per cui il nostro riferimento sono sempre stati non solo i prodotti delle grandi aziende, ma cercando di spingersi sempre di più in alto, per cui avere riferimento dei prodotti di alta qualità, cercando di vendere a un prezzo sicuramente più conveniente. Siamo una realtà che ha 400 persone che lavorano tutti i giorni, 400 persone che cercano di soddisfare i 3 milioni di clienti che abbiamo in un anno e che da 22 anni cercano di dare sempre il meglio. È uno staff organizzato dove abbiamo dei professionisti che lavorano da noi. Perché la grossa particolarità del nostro Iper è sicuramente quella delle produzioni. Noi siamo probabilmente gli ultimi rimasti che fanno grande distribuzione, che, come dico io, fanno tutti i giorni, o meglio tutte le notti, il pane con farina, acqua, lievito, per cercare sempre di dare dei prodotti freschi per i nostri clienti. Abbiamo tutti dei laboratori di produzione, per cui le nostre carni sono controllate. Abbiamo linee di carne italiane. Il nostro obiettivo è sempre dare il prodotto migliore al miglior prezzo. Abbiamo laboratori di produzione, di gastronomia, dove tutti i giorni cuociamo, cuciniamo. Abbiamo i cuochi che fanno le stesse cose che oggi fanno i corsisti, le persone che sono qui, in volumi sicuramente superiori. Cerchiamo veramente di raggiungere quello che è un concetto di qualità, a volte anche estremo. Volevo anch'io ringraziare il direttore dell'Iper perché ci dà la possibilità di avere dei grandi prodotti e di avere sempre una gamma molto ampia che molto spesso è difficile trovare nel dettaglio. E all'Iper riuscite a trovare anche prodotti che sono magari a volte solo suffragati, soltanto diciamo riservati a quelli che sono i professionisti. Invece in questo caso riuscite a trovare sia dal riso un po' più strano a certi semi lavorati, a certe cose asiatiche che magari vediamo anche nelle prossime lezioni. Quest'anno abbiamo terminato l'opera di ampliamento di tutto il parco commerciale. Ormai non possiamo più parlare di centro commerciale, ormai siamo diventati un grosso parco commerciale, siamo il parco commerciale
più grande della Romagna, dove abbiamo aggiunto un pezzo di costruzione dove abbiamo allargato l'offerta del centro commerciale per tutta la galleria, e sicuramente è diventato oggi il punto d'attrazione più importante, diciamo, di tutta la Romagna. Le ricette classiche di questa terza lezione dedicata ai sughi sono riviste in attuale riscoperta di gusti e sapori evocati alla semplicità, come ci insegna il nostro MasterChef. Iniziamo con il brodo di carne, iniziamo con il fondo bruno, il fumetto e la bisque. Chiedo a Francesca e Andrea di salire sul podio degli chef per iniziare con queste ricette. Li puoi tagliare grossolani, vi faccio vedere quanto grossolani, togliamo la punta che non ci serve, sono cose del genere, ci servono per insaporire. Quando avete le verdure che vi ho dato, potete aggiungere direttamente nella padella, sia Francesca che Andrea. Puoi anche non preoccuparti di eliminare le foglie, puoi aggiungerle completamente. Bravissima. Sedano, carote e cipolla, tagliato a pezzettoni grossi, li mettiamo nel fondo con una foglia di alloro. Qui facciamo il fondo bruno, ok? Stessa identica procedura. Sedano, carote e cipolla al posto dell'alloro, che è un'erba molto forte, molto intensa, andiamo a mettere dei gambi di prezzemolo. Qui la carne, qui il pesce, ok? Tutte qui dentro. Qui facciamo il fondo bruno, Francesca. Qui dentro aggiungi i gusci di gamberi, teste, corpi, prego, a te. Tutti a te, esatto, tutti quelli. Tutti questi, se ce l'hai il ghiaccio. Fondo bruno. Sedano, carote e cipolla, alloro, ossa, ossa di vitello, ossa di maiale. Le ossa sono state abbrustolite nel forno, avete visto la teglia come bruciacchiata, sono state cotte nel forno mezz'oretta, senza nulla, con tre L. Andiamo ad aggiungere del pomodoro, passata di pomodoro, poco, mezzo barattolo, ok? Il pomodoro c'è nella bisque, il pomodoro c'è solo in questi due. Fondo bruno, pomodoro, bisque, pomodoro, fumetto, niente pomodoro. E aggiungiamo ghiaccio e acqua fredda. Voi direte, perché metti il ghiaccio e l'acqua fredda? Perché? Ce lo dice Francesca. No, ve lo dico io. Allora, abbiamo rosolato il tutto per dare sapore. Per dare sapore abbiamo brustolito tutto, abbiamo brustolito la mirepoix, abbiamo brustolito le ossa nel forno, abbiamo brustolito i gusci, abbiamo brustolito le lische, abbiamo brustolito tutto ciò che potevamo brustolire, ok? Abbiamo dato sapore, la piada è saporita, la bistecca è saporita, la costarella è saporita. Abbiamo dato sapore, però abbiamo chiuso i pori, ok? Ora con il freddo dobbiamo riaprirli questi pori, perché noi ci serve di tutto questo il liquido che estrarremo da questa pentola, per cui col freddo ridilatiamo i pori e tutto ciò che abbiamo messo qua dentro lui tirerà fuori di sapore. Abbiamo bisogno del sapore delle ossa, abbiamo bisogno del sapore dei gusci di gambero, abbiamo bisogno del sapore delle lische di pesce. A noi ci serve il sapore di tutto questo, nient'altro che del liquido. Iper, la grande I, qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I, da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale.
Non è necessario trascorrere ai fornelli tante ore e utilizzare tante pentole. I risultati sono garantiti dai piccoli accorgimenti nel cucinare tutti gli ingredienti con i tempi giusti. Semplice, semplice e veloce di quelle che si fanno quando si torna dall'ufficio. Polpa di pomodoro, polpa fine. In commercio di polpa ne esistono almeno di due categorie. Polpa fine e polpa grossa. La polpa grossa è questa qua, a cubettoni e pezzettoni. Per fare questa salsa, Andrea, prendiamo uno spicchio d'aglio, lo apriamo in camicia, ne prendiamo uno spicchio in camicia, lo mettiamo in padella con un filo d'olio. Lo schiacci leggermente col coltello, se vuoi, gli dai una bella botta così, è sufficiente. Olio caldo, spicchio d'aglio, rametto di basilico e pomodoro, sale, pepe, un pizzico di zucchero per contrastare l'acidità a volte del barattolo e lui è pronto. Cuociamo 8-10 minuti, il basilico, esatto, estrai soltanto le foglie, il gambo lo elimini. Facciamo questo soffritto veloce. Se volete aromatizzarlo con del peperoncino, lo fate se vi piace. Se volete aromatizzarlo con un'acciuga, un capero, ma esula. Quelle sono personalizzazioni che vi lascio al vostro gusto. Aggiungi il basilico, esatto, perché sta soffriggendo. Prima di far bruciare il basilico, andiamo velocemente con il pomodoro. Perché se l'aglio ha bisogno di un minutino in più, il basilico si brucia subito. Dobbiamo andare veloci. Intero, completamente, in un colpo unico. Se ci si brucia il basilico e l'aglio, abbiamo un gusto troppo forte, troppo intenso. Andrea, sala pure un pochino del pepe, a tuo piacere, zucchero. Ok, abbassiamo, dopo che ha preso il bollore facciamo sobbollire, perché lui è già cotto. La polpa fine riesce a legare tutto, molte volte nelle polpe fine c'è anche una quota di passata. Facciamo una salsa fresca, una salsa molto estiva. Quindi, a differenza dell'altro, che è fatto con del pomodoro a polpa fine in barattolo, andiamo a preparare del pomodoro dolciastro. Qui lo zucchero non serve, il datterino è molto dolce. Se era il Naomi, potevamo il ciliegino, potevamo anche mettere un pizzico di zucchero. Questo è già molto dolce. Quando te lo dirò io, aggiungi tutto in un colpo al pomodorino qui dentro. Però noi dobbiamo qualche rametto di basilico e velocemente tutto il pomodoro. Vi ho scritto nella ricetta sia il datterino ma anche il concassé, altra salsa veloce, concassé con buccia, tagliato a quadretti, privato del cuore interno, quindi vai già perché già fuma, vedete che fuma? Vai, aggiungi completamente tutto il pomodoro in un colpo solo, bravissima, bravissima, sale, pepe, vai, ogni tanto salta. Perché lì 2-3 minuti. No, no, fidati che ce la fai. Bravissima. Ale. Qui non andrei avanti troppo. Anche qui il livello di cottura nel pomodoro fresco lo scegliete voi. Vi piace spappolato, cuocete un po' di più. Vi piace semicrudo, cuocete un po' di meno. Stiamo facendo la nostra mirepoix, dove faremo una salsa passata. Poi se frulliamo tutto, noi di quello che tu tagli adesso non vedremo nulla con 8 L. Qui non serve lo zucchero, nonostante abbiamo un prodotto da barattolo. Perché? Perché c'è la carota, c'è la cipolla che è dolciastra. E Andrea, aggiungiamo questo, adesso che è ora. Lo apri, lo versi completamente lì dentro. Tre salse differenti di pomodoro, a seconda del tempo che abbiamo. Qui andiamo velocissimi, qua ci vuole un po' di più, però qua abbiamo un sapore che gli altri due non hanno, perché abbiamo il soffritto, abbiamo sedano, carota e cipolla, tutto frullato. Di nuovo sale, pepe, se volete il peperoncino. Andrea, seguiti con loro, olio crudo e frulliamo, lo facciamo anche vedere a tutti. Qua stiamo frullando tutta la salsa nel frullatore, a frullatore a campana o mini pimer, potete fare col mini pimer direttamente nella pentola. E abbiamo la terza gamma di pomodoro, questa cosa qua. La potete usare anche come specchio, lo vedremo nell'ultima gamma di stasera delle salse. Frullata a crudo, abbiamo aggiunto un pochino d'olio crudo, abbiamo tre categorie di pomodoro, tre differenti modi di fare la salsa al pomodoro. Ora ve la facciamo assaggiare e il modo migliore per assaggiare è quello di farci la scarpetta, quindi ve la diamo con un pezzetto di pane da assaggiare.
Se per noi è importante fare una spesa consapevole, altrettanto importante è fare una raccolta consapevole nel restituire ciò che può essere diversamente utilizzabile. Barattoli e lattine sono un materiale recuperabile, vengono tutti conferiti in un unico contenitore, quello della plastica, come bicchieri e piatti puliti, bottiglie di acqua minerale e bibite, vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, sacchetti della spesa, confezioni in plastica trasparente per pasta fresco o formaggi e le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio e banda stagnata, ben svuotate e lavate. E ricordiamoci di effettuare sempre la raccolta differenziata per carte vetro. Un appuntamento unico e appassionante, dove tutti possono migliorare le proprie capacità culinarie. L'atmosfera è piacevole e cordiale, con un brindisi all'entusiasmo dei corsisti. Sughi, salse, che cosa abbiamo imparato questa sera? No, questa sera diciamo che abbiamo concentrato le risorse sulla salsa al pomodoro. Tre tipi di salsa al pomodoro, dopo il ragù, già bisco, vado un po' in difficoltà, però almeno è importante mettere giù le basi anche su quello. Ma io tanto ho imparato che esiste il ragù di pollo, che non lo sapevo, ed era anche molto buono. Stiamo osservando come si preparano delle paste col pesce, col fumetto, con tutti i vari brodi che abbiamo preparato in precedenza. Cosa preparerei questa domenica a casa? Non lo so, un brodo col pesce se riesco. Io sono già stato delegato al fumetto, sono la CRI, dice che mi piacciono i fumetti e quindi dice te fai il fumetto. Devo dire vero, però vabbè, è compito mio. Pomodoro sicuramente è il più facile, però è anche il più comune. Essenziale ma buonissimo. Esatto, non si sbaglia mai. Quello che so fare è il ragù, diciamo, ho sempre provato, però sono molto curioso di imparare a fare quello col pesce, perché veramente è una passione mangiarlo fino adesso vorrei imparare a farlo anch'io. Il mio preferito è sicuramente il ragù di carne classico, lui poi ha fatto varie versioni, moderno, col pollo, però il mio classico ragù manzo è il mio preferito, insomma, vado per il classico io, sempre così, sì. Con quale pasta lo abbiniamo? Ma io lo preferisco sempre con un maccherone più che altro corto, però si può abbinare con tutto, a quanto ho capito va bene tutto, non ci si pone limiti, quindi va benissimo, quello è il mio preferito. Qual è la pasta preferita da abbinare con il semplicissimo sugo al pomodoro? Spaghetto. Per la degustazione dei vini con le salse e i sughi, Terre Rosse presenta la tradizione delle terre di Romagna nel Sangiovese e nel Trebbiano a denominazione di origine protetta e la vivacità del Pignoletto della vicina Emilia.
È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Panattrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotec, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue By. Bevi responsabile. Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa.